जया जया श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Leggiamo dal Sri Chaitanya Charitamrita, l'Adi Lila, il capitolo terzo intitolato Le cause della discesa di Sri Chaitanya. Sì. Sri Chaitanya, le cause della discesa di Sri Chaitanya, dal verso 74 fino al verso 78, dove c'è una spiegazione. Allora, Nityananda, Nityananda, Goshani, Goshani, scusate, Goshani, Goshani, Sakshat, Sakshat, Haladhara, Haladhara, Nityananda Goshani Sakshat, Haladhara, Nityananda Goshani Sakshat, Haladhara, Nityananda Goshani Sakshat, Haladhara, Nityananda Goshani Sakshat, Haladhara, Advaita, Advaita, Acharya, Acharya, Goshani, Goshani, Sakshat, Sakshat, Ishvara, Ishvara, Advaita Acharya Goshani Sakshat 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 Ishvara, Nityananda Goshani Sakshat Haladhara, Nityananda Goshani Sakshat Haladhara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara, Nityananda Goshani Sakshat Haladhara, Nityananda Goshani Sakshat Haladhara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara, Nityananda Goshani Sakshat Haladhara, Nityananda Goshani Sakshat Haladhara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara, Nityananda Goshani Sakshat Haladhara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara, Nityananda Goshani Sakshat Haladhara, Nityananda Goshani Sakshat Haladhara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara, Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara. Vuoi provare?
Nityananda Gosvami Sakshat Varadara Advaita Acharya Gosvami Sakshat Ishvara Advaita Acharya Gosvami Sakshat Ishvara. Nityananda Gosvami Sakshat Varadara Ok, Nityananda Gosvami, Shri Nityananda Gosvami, Sakshat, direttamente, Haladhara, Shri Balarama, che porta la piccozza, Advaita Acharya Gosvami, Shri Advaita Acharya Gosvami, Shri Advaita Acharya Gosvami, Sakshat, direttamente, Ishvara, la persona di Dio. Traduzione. Shri Nityananda Gosvami è Haladhara stesso, Shri Balarama, e Advaita Acharya è Dio, la persona suprema. Verso 75. Shri Nityananda è vestito di blu alla destra di Shri Chaitanya Mahaprabhu, che a destra, e ancora sulla destra c'è Shri Advaita. Verso 75. Shrivasadi Parishada Sanya Sangelana Dui Senapati Bule Kirtana Harikariya. Questi due generali, Shri Nityananda Prabhu e Shri Advaita Acharya Gosvami, questi due generali, insieme con i loro soldati, come Srivas Thakur, viaggiano in ogni luogo cantando il santo nome del Signore. Pashanda Dalanavana Nityanandaraya Acharya Hunkate Papa Pashandi Palaya. L'aspetto stesso di Shri Nityananda indica che egli è il conquistatore di tutti i non credenti. Tutti i peccati e i miscredenti fuggono spaventati dalle grida di Advaita Acharya. Sankirtan, verso 77. Sankirtana Pravartaka Shri Krishna Chaitanya Sankirtana Yagye Tanre Bhajasei Danya. Shri Krishna Chaitanya è il fondatore del Sankirtan, il canto collettivo del santo nome del Signore. E chi lo adora attraverso il Sankirtan è davvero fortunato. Verso 78. Seita sumeda ara kubuddhi kubuddhi samsara sarva yagya haite Krishna nama yagya sara. Krishna nama yagya. Krishna nama yagya. Il sacrificio del canto del santo nome di Krishna. Traduzione. La persona che lo adora, che adora Shri Krishna Chaitanya, è davvero intelligente, mentre gli altri, dotati di ben poca conoscenza, devono continuare a subire il ciclo di nascite e morti ripetute. Tra tutte le cerimonie sacrificali, il canto del santo nome del Signore è la più sublime. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Kijai. Shri Chaitanya Mahaprabhu è il padre e l'iniziatore del movimento del Sankirtan. Chi lo adora sacrificando la vita, il denaro, l'intelligenza e le parole al movimento del Sankirtan è riconosciuto dal Signore e riceve le sue benedizioni. Tutti gli altri possono essere definiti sciocchi, perché tra tutti i sacrifici a cui l'uomo può destinare la sua energia, il sacrificio compiuto a favore del movimento del Sankirtan
è il più glorioso. Rileggiamo insieme l'ultima traduzione. La persona che lo adora, la persona che lo adora, cioè che adora Shri Krishna Chaitanya, è davvero intelligente. È davvero intelligente. Mentre gli altri dotati di ben poca conoscenza, devono continuare a subire il ciclo di nascite e morti ripetute. Tra tutte le cerimonie sacrificali, il canto del santo nome del Signore è la più sublime. Omagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Miritam Yenatas Mai Shri Gurave Nama. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi omaggi. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Shattarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Puoi salvare anche adesso, metterlo lì dentro. Cioè record. Ai livelli del volume, che non siano bassi troppo alti. Oh, Hare Krishna. Allora, quindi qui dice che la persona che lo adora è davvero intelligente. E dice che chi lo adora in un certo modo, e poi vedremo come, cosa significa adorare, viene riconosciuto dal Signore e riceve le sue benedizioni. Quindi non è tanto questione di vederlo, ma è tanto questione di lasciare che Krishna ci veda, si renda conto di noi, si accorga di noi. Lui è chiaramente onnisciente, sa tutto, di tutto e di tutti, sempre e per sempre, perfettamente sempre cosciente, direttamente e indirettamente, di tutto quello che accade, perfettamente. Tuttavia qui parla di essere riconosciuti come veri figli di Dio, no? Come veri, essere riconosciuti da Krishna come coloro i quali ricominciano ad agire in quanto anime spirituali. Siamo sempre anime spirituali, però al momento siamo coperti dall'ignoranza, siamo coperti dalla materia e agiamo come la materia, e la materia è ottusa e noi siamo ottusi perché non ci rendiamo neanche più conto di essere anime spirituali, di essere eterni, di avere un legame eterno con Krishna d'amore. Agiamo come materia, siamo materialisti, in altre parole. Però dice chi adora Shri Krishna Chaitanya viene riconosciuto da lui, dal Signore, e riceve le sue benedizioni. E quindi chi lo fa è da considerarsi intelligente. Qui l'autore del Shri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, sta analizzando i diversi aspetti di un verso che viene citato nel Bhagavatam, nello Srimad Bhagavatam, nell'undicesimo canto, in cui viene predetto l'avvento di Sri Chaitanya Mahaprabhu e viene spiegato chi è veramente intelligente. E quindi qui l'autore del Sri Chaitanya Charitamrita sta enfatizzando questo punto, sta analizzando, sta commentando veramente questo verso dello Srimad Bhagavatam. Verso dello Srimad Bhagavatam che dice Tvisha Krishna Varnam Tvisa Krishna Sangopangasta Parshadam
prayaya sankirtana yagyaya sankirtana prayaya yajanti hi sumedasa. E ci dice che colui il quale adora quell'avatara di Krishna che appare in Kali Yuga e che non è del colore scuro come una nuvola carica di pioggia come Krishna, ma è dorato a Krishnam, non nero, questa persona è da considerarsi intelligente. Perché adora questa manifestazione di Dio, questo avatar di Dio, che è sempre costantemente impegnato Krishna Varnam a cantare il nome di Krishna, cantare il mantra di Krishna e a diffondere le glorie che riguardano Krishna, le glorie di Krishna. Quindi parla dei nomi di Krishna, parla delle attività di Krishna, parla delle forme di Krishna, parla dei divertimenti e delle attività trascendentali, Lila, Madhurya Lila, Guna, Rupa, Namna, parla di questo, sempre costantemente impegnato a glorificare Krishna in tutti i modi, questo particolare avatara di Krishna, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. E chi si dedica all'adorazione di questo avatara è da considerarsi intelligente. Gli altri non sono da considerarsi intelligenti perché c'è una, no, non hanno sufficiente conoscenza, è come praticamente tutti noi, come tutti noi. Non avevamo la minima cognizione di chi Krishna Chaitanya Mahaprabhu fosse, eppure Dio è apparso 500 anni fa, appena proprio l'altro ieri, incredibile, eh? Proprio l'altro ieri, appena 500 anni fa è apparso Krishna su questo pianeta. E quindi dobbiamo considerarci molto fortunati, essendo venuti a contatto con queste informazioni trascendentali, dobbiamo considerarci fortunati. E questa consapevolezza, questa fortuna deve crescere sempre di più, e questo è l'indice del nostro avanzamento spirituale. Più ci rendiamo conto di essere fortunati, di che cos'è questa fortuna, più vuol dire che stiamo facendo avanzamento spirituale. Se invece lo diamo, come si dice, per scontato, o non approfondiamo questa conoscenza che riguarda la fortuna, dobbiamo esserci imbattuti nelle informazioni riguardanti Sri Chaitanya Mahaprabhu, se non approfondiamo e se non vediamo crescere la consapevolezza di questa fortuna, vuol dire che non stiamo facendo veramente avanzamento spirituale. C'è un libro, a proposito di chi è, della definizione di intelligenza, chi è intelligente? Chi è intelligente? Ci sono varie cognizioni a riguardo del termine intelligenza, no? Pensiamo che intelligente sia, per esempio, una persona che scrive molti libri, grandi filosofi, persone che riescono ad ottenere grandi risultati nella propria vita, grandi ottenimenti. Quella è una persona veramente intelligente, pensiamo, no? Ma vediamo Dhyana Chakshu, no? Vediamo con gli occhi di Krishna chi Krishna considera intelligente. Dovremmo avere questa onestà intellettuale di mettere da parte, mettere in discussione la nostra opinione a riguardo veramente di qualunque cosa, a riguardo della pace, a riguardo di questo, a riguardo di quello, e cercare di sondare l'opinione di Krishna. Per esempio, Krishna è il puro devoto di Krishna, che riverbera l'opinione di Krishna, che fa sua, è perfettamente connaturato con l'opinione di Krishna. Cosa pensa il puro devoto? Qual è l'opinione del puro devoto a riguardo dell'intelligenza? Chi è veramente intelligente? Cosa ci dice il puro devoto a riguardo dell'intelligenza? C'è un libro chiamato Light of Bhagavata, scritto primissimi anni 60, ti ricordi quando? Primissimi anni 60, da Srila Prabhupada, Light of Bhagavata, incentrato, se non ricordo male, se qualcuno è più informato può scriverci sulla chat, dovrebbe essere incentrato Light of Bhagavata, la luce del Bhagavatam, sul capitolo 20
del canto decimo dello Srimad Bhagavatam, che parla dell'inverno, che parla dell'inverno a Vrindavana. Sì, l'inverno, sì, l'autunno, grazie, è l'autunno, non l'inverno, l'autunno. Scusate, e parla dell'autunno, no? A Vrindavana. In questo libro, della Light of Bhagavata, Prabhupada, Srila Prabhupada scrive che le persone intelligenti, quindi ci dà il modo di individuarle, le persone intelligenti nella società. Vediamo tante persone che si muovono nell'ambito, diciamo, della cultura e l'ambito della società umana, e ci dice come riconoscere le persone intelligenti. Ci dice che le persone intelligenti della società, le persone più intelligenti nella società, sono quei saggi e quei santi che hanno sacrificato tutto, tutto, ogni cosa, a favore della cultura spirituale. Parla proprio di questo, parla di cultura spirituale, molto interessante. Colui il quale ha sacrificato tutto in nome della cultura spirituale, quel saggio, quel santo, sadhu, è da considerarsi la persona più intelligente. E il loro impegno qual è? Qual è la loro attività costante? È quella di muoversi all'interno della società al fine di ispirare i membri della società, gli esseri umani, fondamentalmente, ispirarli ad impegnarsi in attività, come fanno loro, in attività incentrate sulla diffusione della cultura spirituale, ispirandoli praticamente a fare cosa? Come dice in questo verso, a sacrificare quattro cose: pranai, la vita, artai, i soldi, dia, l'intelligenza, e l'ultima cosa è la capacità di parlare, bacia, parlare. Quindi persone veramente intelligenti si muovono all'interno della società e cercano di ispirare i membri della società a sacrificare tutto per la cultura spirituale, ovvero per tutto si intende, in accordo con le scritture, la propria vita, i propri soldi, la propria intelligenza e le proprie parole. Queste sono le persone veramente intelligenti. Veramente questo dovrebbe essere l'unico, dice, sempre spiegaci la preoccupata in questo capitolo particolare del Light of Bhagavata, questo dovrebbe essere il motivo dominante della vita umana, perché solo così si può ottenere il vero successo nella vita. Siccome tutti quanti vogliamo ottenere il successo nella vita, ma chi vuole essere insoddisfatto? Ma chi vuole vivere sempre costantemente vittima dell'irrequietudine, vittima della sofferenza, vittima del disagio, vittima di una visione del futuro completamente oscurata, di non sapere dove sto andando, qual è lo scopo della vita? Ma chi vuole vivere così? No? Nessuno veramente. Allora le persone intelligenti ispirano e si lasciano ispirare dalle persone intelligenti a fare questo, a sacrificare tutto per la cultura spirituale. Altrimenti non ci si può considerare intelligenti, così come non era intelligente il personaggio di quella storia, di quell'aneddoto che racconta Srila Prabhupada del barcaiolo e dell'erudito. Non so se ci sei mai imbattuto in questa storiella del barcaiolo e dell'erudito. E lui pensava di essere quello che affoga, e lui pensava di essere tanto intelligente, tanto erudito e ben equipaggiato, e che avrebbe potuto risolvere, grazie alla sua cultura, al suo bagaglio culturale, alla sua intelligenza, avrebbe potuto risolvere tutto, qualunque problema. Invece è bastata una piccola tempesta che lo ha gettato in mare, ha rovesciato questa piccola imbarcazione per porre fine, far calare un sipario su tutta la sua cosiddetta conoscenza, cosiddetta cultura, cosiddetta erudizione, cosiddetto avanzamento.
e non è successo. Non ha potuto ottenere il successo questo barcaiolo, questo erudito. Il barcaiolo invece sì, non sapeva niente di botanica, non sapeva niente di geologia, non sapeva niente di fisica, di matematica, non sapeva niente, però sapeva l'unica cosa che lo avrebbe potuto salvare in caso di necessità, saper nuotare. E quindi lui ha ottenuto il successo e l'erudito no, no? Una vita sprecata praticamente. Allora il barcaiolo gli dice: sai nuotare? No! E allora hai sprecato 100% della tua vita, no? Non hai ottenuto il successo. E una società come quella che viviamo, priva del gusto per la cultura spirituale, che proprio non si interessa della cultura spirituale, è da considerarsi una foresta in fiamme. E così come l'unico modo per estinguere una foresta in fiamme è che una nuvola misericordiosa e propizia getti abbondante acqua su questa foresta in fiamme, alla stessa maniera la persona intelligente, le persone veramente intelligenti sono paragonabili a questa nuvola che, così come la nuvola getta acqua provvidenziale su questa foresta in fiamme al fine di estinguere queste fiamme, questo incendio devastante, devastatore, alla stessa maniera la persona intelligente cosa fa? Versa, inonda la cultura, la società di cultura spirituale, di cultura trascendentale. Altrimenti i membri della società rimarranno vittime di queste fiamme, che sono le tre forme di sofferenza materiale. Sappiamo adhyatmika, di bautica e adhidaivika, klesha, no? Le sofferenze che derivano dal proprio corpo e dalla propria mente, adhyatmika. Le sofferenze che provengono dalla mente e dal corpo degli altri esseri viventi, che siano umani o non umani, adhibautika klesha, klesha significa sofferenza, e poi adhidaivika klesha, le sofferenze che derivano dai fenomeni atmosferici, da troppo caldo, troppo freddo, siccità, qualunque forma di sofferenza che derivi dall'ambiente naturale, dalla natura, in altre parole. E quindi queste persone intelligenti sono paragonabili a questa nuvola carica di pioggia, questa nuvola, non a caso nuvola carica di pioggia, che ricorda il colore di Krishna, perché queste persone cosa sono? Sono intermediari trasparenti del Signore Supremo. Ecco perché anche sono paragonabili a delle nuvole cariche di pioggia, come cantiamo tutte le mattine: Samsaradhava Nalalidaloka. Molto importante capire questo. Agiscono queste persone intelligenti come maestri spirituali nella società. E cosa fanno? Cosa fanno? Ispirano anche, fondamentalmente, spiegaci la Prabhupada, ispirano le persone che fanno parte dei ceti più ricchi della società, li ispirano ad aiutarli nella loro missione. Infatti vediamo, no, come leggiamo dalla Srila Prabhupada Lilamrita, in molti punti Srila Prabhupada avvicinava queste persone ricche della società, e chiedeva: aiutateci, no? Aiutateci, altrimenti a cosa servirà la vostra ricchezza, in altre parole? Non vi potrà salvare dalla morte, di certo, e neanche dalla paura più temibile, dalla rinascita in specie abominevoli. Abominevoli non perché un cane sia abominevole nel senso, chissà in quale senso, ma perché la forma la forma non umana di vita, come quella di un cane, di un albero, sono da considerarsi abominevoli, perché non ti permettono di fare questo, di sondare i significati più profondi del messaggio del Signore Supremo, dice Krishna Chaitanya Mahaprabhu in ultima analisi, e del suo puro devoto, non Srila Prabhupada. Non ci vedo, quindi è una condizione abominevole. Tutti quei soldi non ti potranno mai permettere di salvarti da questa mahatobbaiata, da questa paura più temibile, di finire in quelle specie lì. E quindi Srila Prabhupada, come tutte le persone intelligenti dovrebbero fare, debbono, tra le altre cose, ispirare le persone più ricche della società ad aiutarli nella loro missione di predicazione, di diffusione della cultura spirituale. A proposito di questo
argomento dell'intelligenza, tanto per fare un ulteriore collegamento, c'è un verso dello Srimad Bhagavatam che leggeremo praticamente fra qualche giorno, nel capitolo 19, ci siamo praticamente quasi arrivati, e dice, questo verso fra poco dirà, sempre collegato con questo, dice una persona intelligente, che lì lo chiama sadhu, questo saggio, questo santo, una persona intelligente, da dove si riconosce che è intelligente? Che non si interessa ad alcun luogo di questo mondo. Nessun luogo suscita un qualche interesse per lui, neanche i pianeti superiori, neanche Brahmaloka, neanche Svarga, neanche i pianeti superiori, Tapaloka, Gyanaloka, proprio lui è completamente disinteressato, non prova alcun interesse per nessun luogo, a meno che, spiega il Bhagavatam, il puro Gange dei discorsi riguardanti la persona suprema non vi scorra, ovvero dove non ovunque non ci sia Krishna Katha, ovunque non ci sia discorso, un qualche discorso inerente alla persona suprema, ai suoi nomi, alle sue forme, alla sua attività, se lì in quel luogo, che può essere pure il luogo più infernale, se lì scorre il puro Gange della Krishna Katha, allora lui è interessato a quel luogo. Oppure dice, e se su quelle rive, sulle rive di quel fiume, non risiedono, non vi si trovano santi, saggi, persone impegnate nel servizio di devozione o impegnate a organizzare Mahotsava, delle grandi feste per il Sankirtan che glorifichino, ovvero il sacrificio del canto del santo nome, a meno che non ci sia questa situazione, lui non è proprio interessato. Una persona intelligente si riconosce dal fatto che non è attratto da quei luoghi dove non si parla di Krishna, in altre parole. A quest'ora non è che potremmo essere in molti altri luoghi, effettivamente. Non è a quest'ora, diciamo, la città dorme. Di recente sono andato a chiedere un'informazione proprio qui in via Veneto, in un centro di slot machine, in un centro di gioco d'azzardo praticamente, e vedevo l'orario e aprono praticamente alle 2 di notte e chiudono alle 8 del mattino, cioè sono aperti, sì, da mezzanotte, alle 2 poi iniziavano le attività quelle più, però a mezzanotte, apre a mezzanotte e chiude alle 8 del mattino, no? Diciamo, a quest'ora non è che ci sono effettivamente molti luoghi dove poter andare, quindi, però ecco, se uno vuole, c'è un tempio, quindi siamo molto fortunati che abbiamo scelto, un altro luogo potrebbe essere il letto, e uno invece poi domenica, uno si riposa, vorrebbe riposarsi, potrebbe riposarsi un po' di più, però se uno approfitta di questa opportunità viene riconosciuto dal Signore come persona intelligente, per esempio. Quindi dobbiamo concludere, come afferma Srila Bhaktivinoda Thakur, che in questo universo, il pianeta, diciamo così, più privilegiato è la Terra. E di questo pianeta Terra, la zona più densa, satura di buoni auspici e propizia è Bharatvarsha, una terra, diciamo oggi, individuabile più o meno grosso modo come l'India. Il Bengala gode di una, ecco, benedizione particolare, che è ancora più accentuata nel distretto di Nadia. E nel distretto di Nadia è da individuare Navadvip, che è ancora più benedetta da questa buona fortuna trascendentale. Perché? Perché Chaitanya Mahaprabhu ci è apparso. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu
è apparso in quel luogo a Maya, pur per la precisione, per inaugurare, per rendere pubblico e da lì diffondere il metodo raccomandato per quest'epoca per la realizzazione spirituale, che è il canto collettivo del santo nome di Krishna, come qui viene chiamato il Krishna Nama Yagya, Yagya sacrificio, ossia metodo per ottenere la liberazione dall'incatenamento della materia, liberazione dall'ignoranza, la sofferenza e ricollocazione sulla piattaforma del servizio di devozione. Nama significa nome, Krishna significa Krishna, Nama Krishna Yagya. Quindi Mayapur è il luogo più propizio, Sri Mayapur Dhamma è il luogo più propizio di questo pianeta, come dice Srila Bhaktivinoda Thakur. È per questo che il movimento del Sankirtan, il movimento che si occupa di diffondere internazionalmente la consapevolezza di Krishna, la coscienza di Krishna, ha individuato, Srila Prabhupada ha individuato come centro del movimento proprio Mayapur, no? Luogo proprio dove è apparso Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lo scopo di aver individuato Mayapur è quello di fornire agli uomini la grande, veramente grande, grande è ancora un eufemismo, la straordinaria, ecco, non ordinaria, per niente ordinaria, assolutamente speciale opportunità di recarsi a Mayapur per partecipare a questa costante festa, come consiglia il verso del Bhagavatam che incontreremo fra poco, Mahotsava, partecipare alla costante festa di glorificazione del santo nome di Krishna, Mahotsava, Nama, Krishna Nama, Yagya, per partecipare a questo sacrificio. E il Chaitanya Bhagavata afferma che se non ci fosse questa possibilità, se non fosse concessa questa possibilità di partecipare a questa festa di glorificazione, a questo party, no? Sankirtan party, che chiamava Prabhupada, no? Questa festa, Mahotsava, se non fosse concessa questa possibilità, il Chaitanya Bhagavata dice addirittura sarebbe meglio rimanere schiacciati all'interno del ventre senza aria di una madre. Perché? Proprio sceglie quello e non per esempio in un lager nazista oppure in una segreta oscura di qualche perché? No, perché dice proprio sarebbe meglio rimanere lì soffocati nel grembo senza aria di una madre, perché? Perché almeno lì, spiegato nel Bhagavatam, almeno lì si possono ricordare i piedi di loto di Vishnu, i piedi di loto di Krishna. Almeno questo. Infatti la posizione fetale non è individuabile in qualche altra ragione all'infuori del fatto che in quel momento l'anima spirituale prega il Signore Vishnu, per favore tirami fuori da questa condizione assurda e prometto che sarò tuo devoto una volta uscito da qui. Ecco perché sta in quella posizione fetale, no? Sta pregando, in altre parole. Beh, il Chaitanya Bhagavata dice se non ho la possibilità di recarmi sulle sponde di questo sacro Gange della Krishna Katha, dove si organizzano feste costantemente, come a Mayapur, come Srila Mayapur, sempre feste, costantemente feste in onore del Sankirtan Yagya, meglio rimanere lì dentro, tra l'altro, meglio rimanere lì dentro e morire soffocato senza aria, quindi proprio meglio schiacciato, soffocato, asfissiato, che uscire da lì ed essere coinvolto nelle attività materialistiche del mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi, pensare che questo in fondo sia un bel posto, questo mondo materiale, beh in fondo però sì, c'è tanta sofferenza, però io sono riuscito a ritagliarmi la mia parentesi dorata, la mia isola, i miei sogni,
ho la mia casa, ho la mia famiglia, ho il mio lavoro, e chi mi tocca a me? Chi mi ammazza, si dice a Roma, no? Chi mi ammazza a me? Sono inespugnabile, la mia condizione è inespugnabile. E vabbè, proprio la morte deve arrivare, eh? Quando i devoti gli parlano della morte, ma guarda che c'è la morte, eh? Vabbè, la morte, proprio dobbiamo andare a scomodare voi il concetto della morte, però intanto, ma tu come fai a sapere quell'intanto quanto durerà? E soprattutto, usa l'intelligenza, no? Sii un po' introspettivo, cerca di capire dopo, cosa ci sarà dopo, poi arriva la morte e poi arrivasse anche fra 50 anni e tu riesci a godertela, che sarai considerato il non plus ultra del goditore della tua famiglia, colui il quale è riuscito a godere al massimo, poi quale sarà la tua condizione? Chieditelo, no? La tua destinazione, subito dopo dove andrai? Quelle sono persone intelligenti, chi si pone queste domande? Srila Prabhupada ki jai. Quindi chiunque si lasci ispirare dalle persone intelligenti che sono gli Acharya Vaishnava, puri rappresentanti di Krishna, chiunque sia così onesto, così sincero, così sufficientemente sincero da lasciarsi ispirare, in questo caso da Srila Prabhupada, a gradualmente, ma in maniera determinata, risolutamente, a sacrificare pranai, la vita. Abbiamo detto artai, ricchezze, dia, intelligenza, vaccia, la propria capacità di parlare, di articolare i suoni, alla cultura spirituale. Quella persona può essere certa del fatto che il Signore Krishna la riconoscerà e quindi la inonderà sempre di più di misericordia, sempre di più, sempre di più, perché far parte del movimento del Sankirtan non è paragonabile ad alcuna altra fortuna sperimentabile in qualunque luogo di questo universo o anche di altri universi più strutturalmente complessi di questo. Tanto la Brahma Bhuvana, in qualunque luogo di questo universo, di questo mondo, di questa società, eccetera, ovunque c'è la nascita e c'è la morte. Grazie. Ovunque c'è la nascita e c'è la morte. Ovunque. E quindi è una fortuna che non può essere paragonata con niente, ma proprio con niente. Non c'è niente che si avvicini minimamente. E anche se ci si avvicinasse, comunque non coglierebbe il segno. Posizionarci sulla piattaforma del servizio di devozione. Vita spirituale. Far parte del movimento del Sankirtan significa ricominciare a vivere spiritualmente. Si parla, Vaccio Vegam, l'impulso a parlare e quindi a scrivere è così non controllato nella società d'oggi, che moltissimi cosiddetti eruditi, cosiddetti swami, cosiddetti yogi, cosiddetti spiritualisti parlano di vita spirituale. Ma vita spirituale cos'è? Non è una vita votata all'arte o votata alla filosofia. Ma io faccio vita spirituale perché sono un filosofo, perché faccio arte. La mia arte è spirituale, il mio approccio alla vita è spirituale perché mi occupo di pittura, mi occupo di musica. Non è quello spirituale. Vita spirituale è la vita che si fa nel mondo spirituale, la vita che si conduce nel mondo spirituale. Allora, se lo sappiamo, cosa si fa nel mondo spirituale, e agisco in conformità di questa informazione, cioè agisco conformemente con questa informazione, allora sto facendo vita spirituale. Ma se io non so neanche cosa si fa nel mondo spirituale, come posso parlare di vita spirituale? Vita spirituale significa la vita che si fa nel mondo spirituale. E cosa si faccia nel mondo spirituale? Questo è spiegato veramente esclusivamente nei Veda. In nessun altro scritto, neanche sacro, cosiddetto sacro, santo, è spiegato cosa si fa nel mondo spirituale.
soltanto nei Veda. Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, lì è spiegato cosa si fa nel mondo spirituale. E quindi lì, lì posso cogliere tutte le informazioni necessarie per poter agire di conseguenza e fare vita spirituale. E quindi far parte del movimento del Sankirtan è far parte di questo Mahotsava, di questa grande festa, non è paragonabile a nessun'altra fortuna. Nessun'altra, siamo molto, molto fortunati. E per iniziare a comprendere quanto grande sia questa fortuna, ma almeno che cos'è questa fortuna, sarebbe necessario innanzitutto capire cosa significa condizionamento materiale. Perché se io non mi rendo neanche conto di essere condizionato materialmente, se io non mi rendo conto che cosa significa condizionamento, se io non mi rendo conto cosa significa nascita e morte, essere condizionato dalla maledizione di dover nascere e morire, nascere e morire, nascere e morire, nascere e morire perpetuamente, se io non mi rendo conto che cosa significa, neanche in questa stessa, basterebbe anche veramente soltanto questo, capire cosa significa in questa vita dover affrontare la morte, che c'è la morte e che poi c'è la rinascita, che c'è questo pericolo della rinascita. Se io non riesco a comprendere questo, non potrò neanche preliminarmente capire che cos'è questa grande fortuna che è la misericordia senza causa di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Non capirò cosa significa questa incredibile, straordinaria, senza precedenti opportunità di potersi connettere col desiderio di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mahapatita Pavana, liberatore delle anime cadute. Non è un rito propiziatorio il canto del santo nome, lo dirà subito dopo. Pashandi, è considerato un Pashandi, è considerato un offensore, un peccatore, una persona non intelligente, priva di ogni minima conoscenza, colui il quale pensa che il canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sia un rito propiziatorio, sia un qualche metodo per ottenere una migliore condizione in questo mondo materiale. Chi pensa questo, che il servizio, in ultima analisi, che il servizio di devozione sia una delle tante attività tese a gettare le basi per una condizione materiale migliore, quindi potrò essere più bello, più ricco, più in salute, vivere più a lungo, incontrare l'amore, incontrare la ricchezza, la soddisfazione, eccetera. Chi pensa che anche il servizio di devozione che poggia sulla meditazione sui santi nomi di Krishna, a formare il santo nome del Mahamantra di Krishna, chi pensa questo è da considerarsi un Pashandi, da considerarsi una persona completamente confusa, veramente offensiva, a dire il vero, offensiva. E c'è un aneddoto raccontato nel Chaitanya Charitamrita, nell'abitazione di Raghunath Das Goswami. Il padre e lo zio di Srila Raghunath Das Goswami avevano invitato un po' di eruditi, brahmana, a parlare del santo nome, a parlare delle glorie del santo nome. E fu invitato anche Haridas Thakur, o ci arrivò successivamente? Ma invitato ci arrivò successivamente per conto suo, perché sapeva che c'era. Comunque, a un certo punto arrivò Haridas Thakur, Srila Haridas Thakur. Haridas Thakur era conosciuto come Namacharya, come l'acharya del santo nome, come l'esperto più esperto di tutti del santo nome, sul santo nome, no? Allora la discussione si infervorò e Srila Haridas Thakur ascoltava. Allora, questi grandi eruditi
si passavano la palla, si passavano il microfono, no? Diciamo così, allora dicevano sì, perché il canto del Santo Nome ti può dare la liberazione dalle sofferenze, il canto del Santo Nome ti può conferire la liberazione dal ciclo di nascita e morte. E era stato intervenuto, ma quale liberazione? Quale liberazione, liberazione? Un barlume di Santo Nome può darci la possibilità di ottenere il puro servizio, il servizio di devozione. Un barlume, appena un barlume, altro che liberazione. Quale diventa completamente non interessante la liberazione dalle sofferenze, la liberazione dal ciclo di nascita e morti, se tu puoi accedere al servizio di devozione. Qualunque luogo e qualunque condizione sarà una condizione perfetta, più che paradisiaca, perfettamente trascendentale, se ci si può impegnare nella in qualche servizio a Krishna. Quindi che fortuna poter far parte di questo movimento, poter cantare Hare Krishna collettivamente, come piccole attività, semplici attività, come quella che abbiamo fatto ieri, è una cosa molto semplice, molto bella, eppure così, così corroborante e così per se stessi e utile per gli altri. Non è che si è creata la folla di centinaia di persone intorno, però si sono avvicinate delle persone, hanno preso del prasadam, hanno ascoltato il Santo Nome, un paio si sono pure seduti insieme a noi, hanno cantato Hare Krishna, tanti hanno preso i libri di Srila Prabhupada. È una grande fortuna, altrimenti saremo impegnati in attività inutili, altrimenti ci ritroveremmo impegnati in attività che non porterebbero alcun beneficio né a noi né ad altri, se non decidiamo di aprire il nostro cuore al desiderio di comprendere di comprendere la volontà di Chaitanya Mahaprabhu, che è quello di salvare tutti, patita mahapatita pavana, di salvare tutte le anime sofferenti in questo mondo materiale, vittime di questo incendio e ustionati dalle fiamme delle tre forme di sofferenza sperimentabili in questo mondo materiale. Non potremmo essere d'aiuto per nessuno e neanche per noi stessi. Questa è la grande fortuna. Ed è ovvio che dovremmo vivere, e cosa non facile per l'anima condizionata, dovremmo vivere coscienti del fatto che può arrivare in qualunque momento la morte. Allora, diventando coscienti di questo, si può diventare coscienti gradualmente sempre di più della grande fortuna nella quale ci siamo imbattuti. Brahmanda brahmite kona bhagyavan jiva. Pensate, no? Siamo nitya baddha, eternamente condizionati in questo mondo materiale. Eternamente si intende nitya baddha significa eternamente condizionati, eternamente intrappolati, eternamente non perché effettivamente dall'eternità siamo qui, ma perché siamo in questo mondo materiale e stiamo entrando e uscendo da questo corpo ad un altro, da un pianeta ad un altro, sempre nell'ambito materiale, da così tanto tempo, da un tempo così incredibilmente lungo, che è impossibile tracciare il momento individuale, il momento in cui siamo entrati in questo mondo materiale, proprio da tanto tempo, da troppo tempo. E nitya baddha, bene, Brahmanda brahmite significa che stiamo vagando in questa creazione di Brahma, vagando da così tanto tempo, e che possiamo considerarci soltanto fortunati se Bhagyavan Jiva, se riusciamo a imbatterci in Guru Krishna Prasad, Paya Bhakti Lata Bija,
se riusciamo ad imbatterci, a incontrare la misericordia combinata del Signore Supremo e del suo puro, della persona intelligente che si insinua nella società per diffondere la cultura spirituale. Se ci imbattiamo in questa persona, dobbiamo considerarci Bhagyavan, veramente molto fortunati. Molto fortunati. E non dobbiamo sprecare questa fortuna, perché questo mondo materiale è anche paragonato ad un oceano. Ed un oceano, quando parliamo di oceano, subito ci vengono in mente le onde, ma grandi onde, potenti onde, onde veramente pericolose. Questo mondo materiale siamo sballottati a destra e a manca. E quando abbiamo la fortuna di imbatterci in questa fortuna, appunto, questa fortuna speciale, dobbiamo approfittarne e non lasciarci più portare via dai flutti, dalle correnti, dai vortici, dalle onde, dagli tsunami di questo oceano. Perché altrimenti ritorneremo a vagabondare puranjana da un corpo all'altro, da un pianeta all'altro, inseguendo il miraggio della gratificazione dei sensi. Puranjana è proprio l'appellativo che ci riguarda. Puranjana significa un illuso che pensa di poter godere ora in questo corpo, ora in quell'altro, ora in questo pianeta, ora in quell'altro. Quindi una grande, grande fortuna. Certo, non è facile per noi accettare costantemente il pensiero di dover morire col rischio di rinascere, non è che ci venga proprio spontaneo. Veramente una delle primissime creazioni di Brahma, del creatore, è proprio quello di, diciamo, farci dimenticare della morte, perché altrimenti il gioco virtuale di pensarci controllori supremi in questo mondo non funzionerebbe. Non durerebbe neanche un attimo. Allora dobbiamo pensare di essere eterni in questo corpo nel senso che sarà eterno, io potrò godere sempre di più. Ma questo non è possibile, questa è un'illusione. Quindi questo dovrebbe essere il nostro impegno, in ultima analisi. In conclusione, enfatizziamo il fatto che dobbiamo approfittare di questa grande fortuna. Dobbiamo rimanere collegati con il desiderio di Sri Chaitanya Mahaprabhu, non lasciarci ingannare dalle fantasmagorie illusorie di questo mondo, con le sue promesse di godimento, come diceva quel tale che odorava di zolfo con la coda a punta e le corna, vedi tutto questo di fronte a te? Sarà tutto tuo e molto di più, no? Non è proprio possibile. Non è proprio possibile. Grandi imperi hanno capitolato, come si dice. E non rimangono che le rovine. E anche le rovine saranno portate via dal tempo, quindi non rimarranno neanche le rovine, e dopo le rovine, quel po' di ricordo che rimarrà, dei grandi fasti, dei grandi successi, di grandi, sempre virgolettato, uomini in questo mondo, anche il ricordo sarà distrutto dal tempo. E allora che senso ha? I nostri piccoli successi, o meglio, ma quali successi? Le nostre speranze e aspirazioni comunque di piccoli successi, che valore possono mai avere al cospetto dell'eternità e al cospetto della vera vita, della vera, al di là dell'incubo materiale? Che senso ha? Allora, pranai, artai, dia, dacia, no? Sacrifichiamo tutto. Ricchezze, vita, intelligenza, parole, la capacità di parlare, tempo, qualità, gradualmente, gradualmente. Come dicevano i latini, festina lente, no? Affrettati adagio,
vai via Vasayatmi, che vuol dire e che Hakur Nandana, avendo come unico obiettivo quello della realizzazione spirituale e dell'impegno sempre crescente in servizio di devozione. Approfondire questo argomento, approfondire la cultura spirituale e cercare i luoghi santi, cercare i luoghi santi, i luoghi dove scorre il puro Gange della Krishna Katha, e andare lì, rifugiarsi lì e unirsi ai Mahotsava, unirsi alle feste in onore del sacrificio del canto del santo nome, unirsi alla glorificazione del Mahamantra di Krishna, unirsi a Krishna in questa forma di santo nome, perché i santi nomi non sono, il canto dei santi nomi non è paragonabile ad alcuna altra attività neanche religiosa di questo mondo, non è proprio la stessa cosa. E chi comprende questo? Chi comprende questo e si connette con la persona suprema nella sua forma di suono, Mahavakya. Mahavakya significa il grande suono, il suono trascendente, il suono supremo. Chi comprende questo è da considerarsi intelligente. Questo è il punto. Qualcuno vuole dire qualcosa? Vedete che c'è Elena. Elena che scrive Hare Krishna. Perché si... Elena, sarà Elena? Rupanova. Rupasava. Sei tu? No, non c'è scritto Rupasava. Non c'è scritto, me lo ricordavo io. C'è scritto solo Elena qui. Se sei Elena Rupasava, dici chi sei. Comunque c'è Elena. C'è Elena che dice Hare Krishna. Perché si dice mondo spirituale? C'è differenza tra anima e spirito? Grazie. Cioè? Allora, perché si dice mondo spirituale? C'è differenza tra anima e spirito? No, veramente no. Veramente no, non c'è differenza. Però è meglio enfatizzare l'aspetto spirituale di quello di cui stiamo parlando, perché molto spesso si usa la parola, proprio fa parte dell'ordinario parlare, si dice per esempio la pubblicità cos'è? L'anima del commercio. L'anima del commercio. Oppure ci spiegava Mrityuhara Prabhu che c'è un elemento nell'ambito della tecnologia per stampare, come si chiama, della tipografia, c'è un, nelle macchine da stampa ci sono questi pistoni e dentro c'è l'anima, c'è un elemento chiamato proprio anima. Oppure anche nelle armi che ci sia un elemento che si chiama l'anima della pistola, non lo so, l'anima di un Kalashnikov. Si usa la parola anima abbinato alla contingente ambito, in questo caso l'anima spirituale. Noi siamo a spiritual soul, diceva Prabhupada, no? Anime spirituali. No, non c'è differenza tra anima e spirito in questo senso. Poi non so se la tua domanda, Elena, è più specifica, diciamo così. Vuoi dire qualcosa? Sì. Vai, o ti avvicini, così gridi un po', così ti senti. Abbiamo questa fortuna. Qual è il sentimento migliore con cui dobbiamo approcciarci a questa fortuna? Partendo dal top. Se poi non riusciamo ad avere quello, quali sono quelli che almeno dovremmo avere? Quale sentimento? Sì, cioè con quale mood dovremmo approcciarci? Se siamo fortunati, però come dobbiamo approcciarci? Come dobbiamo ricevere questa fortuna al meglio? E se non riusciamo... al meglio, almeno quali sono quelli più in basso? Come sviluppare? Beh, c'è nella Bhagavad Gita c'è un grafico di opportunità, un grafico di opportunità concesse da Krishna. Lui ci dice che il top, l'apice,
la perfezione del nostro atteggiamento, del nostro approccio dovrebbe essere quello di pensare sempre a Krishna e non dimenticarlo mai in ultima analisi. Però quello è una condizione appannaggio dei puri devoti, che pensano sempre a Krishna e non lo dimenticano mai. Da quello si distingue un puro devoto da un devoto neofita o da un devoto mediano, diciamo, situato non ancora su una piattaforma uttama, al di là completamente ut, trascendentale a tama, all'ignoranza. E quindi quella è la perfezione, pensare sempre a Krishna. Diversamente, Krishna dice ad Arjuna, se non riesci a fare questo, plausibile, perché non siamo a livello di uttama, di pura devozione, non abbiamo trasceso le tenebre dell'esistenza materiale, impegnati nel servizio di devozione, impegnati. Situati ad un livello di accettazione volontaria della disciplina spirituale, impegnati, perché questo dovere, questo esporsi volontariamente al compimento di specifici doveri, così come menzionati nelle scritture e dal puro devoto, questa semplice esecuzione dei propri doveri, ma con una certa dose di arrendevolezza, concedendosi sempre di più, questo approccio ai propri doveri, al compimento dei propri doveri, purificherà sempre di più la tua intelligenza, la raffinerà sempre di più, è come un metallo esposto al fuoco, c'ha un suo punto di fusione, però deve rimanere esposto con determinazione, tivrena, no? Sì, con determinazione. Arriverà il momento in cui la sua intelligenza si raffinerà così tanto che il sadaka, colui che si è sottoposto a questa disciplina, vedrà sempre più chiaramente di essere un'anima, quindi di non essere questo corpo, e vedrà sempre di più gli altri come anime e non come quel corpo di cui in ultima analisi godere, perché questa è la mentalità dell'anima condizionata. Si guarda intorno e vuole godere di tutto quello che vede. Quando qualcosa rispecchia le proprie aspettative di godimento, inizia a contemplare quell'oggetto dei sensi e vuole ottenerlo. Facendo questo, lasciandosi purificare dal compimento dei propri doveri, allora si può essere veramente utili nella società. Si può veramente essere persone intelligenti che penetrano la società e, essendosi lasciati ispirare, essendo stati discepoli, possono essere maestri. Non si può essere maestri se non si è prima discepoli, discenti. Bisogna prima ascoltare, mettere in pratica e poi agire di conseguenza. E non basta, come fanno i cosiddetti maestri di oggi, parlare basta e non agire in conformità con quello che dicono, perché è detto che le parole sicuramente ispirano, muovono, no? Le parole dette con una certa enfasi, con una certa, come si dice, con una persona, con un certo carisma, sicuramente possono muovere, ma l'esempio di una persona che è completamente compenetrata in quello che dice, in quello che insegna, che ha fatto suo, che ha realizzato, gli esempi, se le parole muovono, gli esempi trascinano, no? L'esempio acharya, questo è il compito che dovrebbe essere veramente di tutti noi, qualificarci e trascinare la società col proprio esempio, con l'esempio stesso della propria vita. Questo dovrebbe essere il nostro compito.
E se non ci sono particolari impedimenti, e detto fra noi non ce ne sono, non ci sono reali impedimenti, perché un impedimento al servizio devozionale, ad un approccio puro al servizio devozionale, un certo impedimento che noi possiamo considerare una certa difficoltà può essere grande per noi, perché siamo piccoli piccoli e possiamo pensare che un problema sia grosso, 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 impossibile da superare. Ma se ci concediamo a Krishna, yeyatam mam prapadyate, tam statayo vajanyaham, nella misura in cui ci concediamo a Krishna, ci abbandoniamo nelle mani di Krishna, quella difficoltà sarà presto facilmente rimossa da Krishna, perché per Krishna, poiché lui è Asama Urdhava, che niente è come lui e niente è più di lui, quindi non esiste nessun problema che possa minimamente preoccuparlo, perché lui è il più grande di tutti, è il più potente di tutti, quel problema lì sarà facilmente tolto di mezzo da Krishna e dal suo puro devoto, semplicemente se noi ci concediamo opportunamente alle sue istruzioni. Concedersi, darsi, questo è l'approccio. Una crescente e savia arrendevolezza. Questo è il senso. Così si fa avanzamento spirituale. Avanzamento spirituale si ottiene nella misura in cui si seguono le istruzioni. Nella misura in cui non si seguono le istruzioni, non ci si muove spiritualmente. Può sembrare che ci stiamo muovendo, perché è il tempo che scorre, ma noi ricordiamoci, siamo situati in una condizione di eterno presente. Non dobbiamo farci illudere che semplicemente il tempo che passa sia sinonimo di avanzamento spirituale. No. Nella peggiore delle ipotesi può essere anche un andayatanda yupani yamanash tepishatantriam urdam ribadda, addirittura un andare verso un baratro infernale, una condizione infernale di vita. Quindi avanzamento spirituale significa che io seguo le istruzioni. Se queste istruzioni, queste indicazioni di cultura spirituale provengono da fonti di informazioni autorevoli, autorizzate ed autentiche, dobbiamo seguirle, perché altrimenti non faremo avanzamento spirituale e non vedremo kama e loba diminuire, non vedremo la lussuria, la cupidigia e l'avidità per le cose di questo mondo diminuire, vedremo che staranno sempre lì e ci daranno sempre il tormento. Sempre il tormento, saremo tormentati costantemente dal desiderio di godere di questo mondo e dal desiderio di accumulare sempre di più, voglio sempre di più, l'invidia crescerà, monterà sempre di più, sarò invidioso, sarò frustrato, sarò malvolente, maldicente, sarò una pessima persona, sarò uno sciocco. Sarò una persona, non un gentiluomo, non sarò una gentildonna. Rimarrò proprio ad un livello dal quale veramente ci si dovrebbe schiodare il prima possibile. Allora, Diana scrive, Hanai in sanscrito significa vita? No, pranai, pranai. Prana, come prana, respiro, respiro vitale, soffio vitale. Pranai significa vita. Quindi pranai significa vita, artai significa ricchezza, soldi, denaro, poi abbiamo dia che è l'intelligenza e vacha che sono le parole, la capacità di articolare suoni, dobbiamo usarla per parlare di Krishna. L'obiettivo è sacrificare queste quattro cose per Krishna. E intanto utilizzare quella che è più a portata di mano, diciamo. Se io ho tanto tempo, utilizzerò il mio tempo. Se io ho tanti soldi e posso usare soltanto quelli, poi non ho tempo, non ho abilità particolari, non so sturare un lavandino e non so neanche, non lo so, qualunque altra cosa, non ho particolari capacità da mettere al servizio di Sri Chaitanya Mahaprabhu e della sua missione e del suo desiderio, ma ho soltanto soldi, allora usali,
usali, mica tutti necessariamente, usali un po', fa qualcosa, il senso fa qualcosa, perché altrimenti quelle cose che consideri tue ti trascineranno in condizioni di vita abominevoli, ti schiavizzeranno, non sei come pensi tu il proprietario di quelle cose, ma sei tu proprietà di quelle cose, sei completamente schiavo di quelle cose, che non ti appartengono, non ti sono mai appartenute e mai ti apparterranno. E ti si rivolteranno contro, perché non ti riconosceranno come il loro padrone, come il loro controllore supremo, come Dio. Non riconoscendoti come Dio, la natura in genere, tutte le sue manifestazioni, non si sottometterà mai al tuo volere, perché non ti riconoscerà come Krishna. Ti guarderà e penserà, tu non sei Krishna, e quindi io non mi sottometto al tuo volere. Che dire, ti faccio ottenere il successo. Poi c'è Sara che dice: Hare Krishna, omaggio a tutti i devoti riuniti ai piedi di loto di Shri Srinivasa Sachinanda. Arrivo. Hare Krishna. Qualcuno altro vuole dire qualcosa? Quando si dice non sacrificare la vita, a volte magari il primo approccio può sembrare, anche a me mi dà la sensazione, sì, perché sembra non di, cioè, ma uno deve abbandonare tutto, no? Sacrificare la vita vuol dire che proprio per, cioè, sì, niente per sé, tutto per Krishna, questo implica anche il cambio di vita, cioè, nella mia volta, un po' come io lo dicevo questa volta, sì, sì, per sapere, possiamo fare la tua visione, comunque la visione dei Shastri che sacrificare la vita. Sacrificare la vita significa che volontariamente accetti che comunque dovrai sottometterti a qualcuno. Comunque dovrai chinare il capo e offrire i tuoi omaggi costantemente, ovvero supinamente, bovinamente, accettare comunque la sottomissione in ultima analisi, togliendo di mezzo i capi, i vari capi e responsabili, i padroni del mondo, il padrone sul lavoro, il capo al lavoro, in famiglia, all'università, questo, alla scuola, quello e quell'altro. A parte questo, comunque dovremo sottometterci supinamente, bovinamente, alla nascita, alla malattia, alla vecchiaia e alla morte. Comunque. Dovrei continuamente chinare il capo. Così come abbiamo fatto, cosa che però non ci ha mai veramente dato gioia, e non ce ne darà mai, non sarà mai bello, non sarà mai soddisfacente, non sarà mai causa di godimento, di piacere, di soddisfazione, il doversi sottomettere alle dure leggi della natura materiale nella forma di malattia, vecchiaia, morte e rinascita. E quindi non sarà mai piacevole donare completamente la propria vita a queste cose. Comunque non ti appartiene. È questo che va capito. Comunque non ti appartiene. Allora qual è la tua alternativa? Tu non la vuoi donare a Krishna, va bene. A chi la vuoi donare? Perché tanto devi donarla. Prima cosa, capisci questo, che devi donarla a qualcuno. Non ti appartiene proprio. Tu non sai perché esisti. Tu non lo sai. E continuando così non lo saprai mai, no? Continuando, dico, nel mondo materiale, ad un'anima condizionata, si direbbe, e continuando così non lo sai, non lo saprai mai. Quindi, qui invece ti viene chiesto di donarla completamente a Krishna. Fa un'analisi e dimmi questa cosa mi appartiene, proprio questa cosa è proprio mia. Questa cosa è ontologicamente, escatologicamente, essenzialmente, profondamente, completamente, assolutamente mia. Cosa? Solo Krishna, quindi dai tutto a Krishna. Quindi non deve spaventare, non deve per niente spaventare, anzi dovrebbe, se una persona è intelligente, dovrebbe provare sollievo. Ah, finalmente so a chi darla, consapevole del fatto che non sarò tradito e non sarò deluso. Non deve spaventare, date tutto a Krishna, perché se no la state dando, comunque la state dando a qualcun altro, la state dando alla famiglia, la state dando alla nazione, al governo, alla società, alla scuola,
all'arte, comunque lo state dando a qualcuno. Allora perché? Perché non ci si scandalizza quando qualcuno dice io ho donato tutta la mia vita alla musica? Perché non ci si scandalizza? Io ho donato tutta la mia vita alla mia famiglia. Mi sono votato completamente alla mia famiglia. Perché non ci scandalizziamo allora? Esagerato. Mi fa un po' paura questa cosa. Ti sei donato completamente alla tua famiglia. Invece no, lo accettiamo come normale. E invece no. La famiglia e gli elementi della famiglia, come gli elementi di qualunque altra istituzione, condizione sociale di vita, sono, questi elementi sono considerati, come abbiamo detto altre volte nel Bhagavan, dice, come soldati fallibili, che non ti potranno aiutare quando? In che momento non si riveleranno veramente d'aiuto? C'è un momento specifico, nel momento della morte. Nel momento della morte non ti potranno essere di alcun aiuto. E allora hai investito male la tua vita. Se non ti possono essere d'aiuto, hai investito male. E le scritture vediche cosa sono? Cosa significa leggere la Bhagavad Gita? Cosa significa leggere lo Srimad Bhagavatam? Capire questo, che Brahma, che qualunque luogo, qualunque situazione, qualunque persona di stampo materiale o materialistico, qualunque condizione materiale, non potrà esserci d'aiuto in alcun modo, neanche mio figlio, se non è un devoto. Putra. Putra significa putra. Pu è un, indica un luogo infernale, una condizione di vita infernale. Tra, come mantra, significa liberazione. Se tuo figlio è devoto, se tuo figlio è uno spiritualista, che è stato educato da te opportunamente nell'ambito della cultura spirituale, allora può essere veramente figlio, che in sanscrito significa putra, che figlio, putra, figlio in sanscrito significa colui il quale può liberare il proprio padre, quindi la propria madre, i propri genitori, dalla prospettiva di finire all'inferno, che inferno può significare anche finire in un altro corpo umano, anche in un corpo di Deva significa inferno, perché anche lì c'è la nascita e la morte, e per un'anima eterna nascita e morte è un inferno. Neanche tuo figlio però, se non è devoto, ti può salvare, non tua moglie, non papà, neanche la mamma, e neanche il tuo relatore della laurea, che ti ha tenuto così tanto in buon conto e ha avuto tanto affetto per te, tanto amore per te, ti ha seguito in ogni passo della stesura della tua laurea, ti ha indicato, ti ha portato lì, ti ha presentato nella migliore nel migliore dei modi alla, di fronte alla come si dice, alla giuria dei professori del emerito, come si dice, professore, come si dice, rettore magnifico dell'università. Neanche lui, neanche il divo del cinema o l'asso del calcio o il mito della chitarra o un personaggio del passato, nessuno, sono tutti soldati fallibili non te ne puoi rendere conto all'ultimo momento. È tuo diritto sacrosanto di nascita saperlo prima. I Veda, lo studio della Bhagavad Gita, lo studio Srimad Bhagavatam, dovrebbe avvenire con questo approccio, capire, perlomeno capire, che niente, nessun luogo in questo mondo può essere degno della mia fiducia e degno del mio sacrificio. Nessuno, solo Krishna, solo il puro devoto di Krishna, solo il servizio di devozione a Krishna ci può salvare in quel momento. Quindi non dovremmo veramente avere paura, ma dovremmo sentire sollievo. Scusate, mi capisce? Sì, Diana, pranai. Hare Krishna, pranai. Pranai, credo comunque con la Y, con la Y, no scusa, pranai IH, pranai IH, idimola H, provo a scriverlo, pranai, così, arrivederci, bene.
Chiudo, eh? Ok. Ok. Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Grazie a tutti i devoti e a tutti gli amici che seguono da casa. Grazie per i vostri interventi e per la vostra attenzione. Allora. Per il piacere di Srila Prabhupada e di tutti gli Acharya Vaishnava e per il piacere di Shishi Nitai Sachinandana e di Shri Shri Radha Vrajamohan, leggiamo i risultati della distribuzione dei libri, diciamo i risultati della, leggiamo il frutto della Sankirtan Mahotsava di questa settimana. Allora, Hari Kirtan Das e il libro in marcia sono usciti, due medi e Maha e medi? Sì. Ok, nove medi, nove Maha e due medi. Arrivo. Poi, Batting Claudia con 33 medi. Hare Krishna. Batting Arianna, 38 medi. Hare Krishna. Karuna Sindhu Prabhu, 81 medi. Haribo. Bhakta Giulio, un Maha, 116 medi, quindi totale 117. Haribo. Allora, un totale di, totale tra Maha e medi, siamo arrivati a 280 libri distribuiti di Srila Prabhupada. E ovviamente speriamo che aumentino esponenzialmente, no? No, non c'è nessun ostacolo a questo. Che prittivite acciaiata nagara di gran salva trapacciara haibe moranam, si diffonderà sempre di più il santo nome in ogni città, in ogni villaggio, sempre di più. Sankirtan yagya ki jai, Srila Prabhupada ki jai, nitai gora premanande, hari hari bo. Buona giornata cosciente di Krishna e grazie a tutti, hari bo. Diana dice grazie, ma alla fine anche chi non è cosciente deve dare comunque tutto a Krishna, no? Anche chi dice io dedico tutta la vita alla musica, alla ricerca, eccetera, la sta dando al proprietario della musica, del sapere vero, di tutto, quindi sempre a lui, non è così? La differenza sta nell'esserne consapevoli ed esserne felici, sì. Se lo si fa consapevolmente si diventa anche felici, sì, che poi tanto in ultima analisi tutto è Krishna, quindi... Se, come dice Prabhupada in quel librettino, Krishna, la riserva di ogni piacere, c'è un librettino piccolo, e Prabhupada lì dice, se uno ama la bellezza ma non ama Krishna, no? Dice, io non amo Krishna, però amo la bellezza, in qualunque forma si manifesti io amo la bellezza, e Prabhupada dice, però in ultima analisi si sta adorando Krishna perché quella bellezza appartiene a Krishna e Krishna è la fonte di quella bellezza, quindi in ultima analisi ci si purifica. Come anche, per concludere, una cosa simpatica che mi ha sempre colpito, se non ricordo male, nel Nettare della Devozione dice, Prabhupada dice, anche un ubriacone, un alcolista che apprezza il vino, il liquore che sta bevendo, in un certo senso fa anche lui un po' di avanzamento, perché sta, è vero, lo ricordate? Perché comunque c'è l'acqua lì, no? E Krishna dice rasoham apsokonte, io sono il sapore dell'acqua, dei liquidi veramente, dice, io sono il sapore dei liquidi, quindi in un certo modo fa avanzamento quello lui, però non è che uno deve bere, non è che uno deve indulgere nel vino, negli alcolici, che così faccio avanzamento, mentre miscolo il primitivo di Manduria, faccio avanzamento spirituale, così intanto me la godo anche, poi torno da Krishna, tutto alticcio, un po' brillo. No, non è così. Grazie per l'intervento, sempre molto puntuale e opportuno. Hare Krishna, arrivo. Buona giornata a tutti coscienti di Krishna. Arrivo. Sri Chaitanya Charitamrita ki, Srila Prabhupada ki.